mister Beppe Cardone una ripresa più vivace rispetto al primo tempo, però la gara sul 2-0 era probabilmente già compromessa. Beh, le gare non è che sono compromesse, soprattutto a questi livelli. Credo che in questo momento non ci siamo. Quando non ci sei, succede quello che sta succedendo a noi in questo momento. Siamo troppo leggeri, spesso sembra che si pensi a dell'altro. E ho detto, non è che voglio tornare indietro rispetto a quello che dicevo prima, che i risultati non contano. È vero, perdere come stiamo perdendo nell'ultimo periodo avrebbe un senso se ci fosse una prestazione almeno di personalità, di carattere, che in questo momento non si vede. E quindi questo è quello che lascia di più l'amaro in bocca, perché la consapevolezza di fare le cose che facevamo anche prima, quando le cose andavano meglio, ce l'abbiamo, perché stiamo facendo, stiamo lavorando. Però in questo momento va così, probabilmente ha qualcosa di fisiologico per età e per caratteristiche di questa squadra. È chiaro che non è semplice da mandar giù, perché vedere un ragazzo di 15 anni, 16 anni che si arrende è brutto, perché la vita non è solo il calcio. Se ti arrendi già su un campo di calcio, immagino cosa può succederti nella vita. Quindi questo è quello che mi lascia di più l'amaro in bocca. E quello che mi lascia di più l'amaro in bocca è che, rispetto ad alcune situazioni, mi aspetterei una presa di coscienza diversa da parte dei ragazzi. Però per loro fornire in questo momento, perché prima non era così, però in questo momento per loro fornire una prestazione con determinazione, con gli attributi, chiamiamoli come vogliamo, con attenzione, con senso di appartenenza, che in questo momento una squadra che non ha mai visto la nostra squadra e vede oggi, dice: ma chi sono? Se li avesse visti un mese fa e li aveva visti all'inizio anno, diceva: una squadra che è migliorata tanto. Però è chiaro che se uno viene a vedere adesso e vede spettacolo, è un termine un po' eccessivo per descrivere quello che in questo momento stiamo proponendo sul campo, e quindi è brutto per quello. Sono veramente amareggiato, però allo stesso tempo io, nonostante abbia il triplo dei loro anni, non mollo, continuo ad allenare i ragazzi con lo stesso entusiasmo di quando le cose andavano bene, e devo fare il possibile affinché loro mi seguano dopo di... E a qualche alto e ribasso questa formazione ci aveva un po' abituato dall'inizio della stagione, però diciamo delle prestazioni non positive in serie, invece questa è la novità dell'ultimo periodo. Sì, è la novità dell'ultimo periodo, probabilmente anche dal fatto che tra recuperi e quant'altro abbiamo giocato più spesso nell'ultimo periodo. Mettiamoci tutte le giustificazioni del caso, però a dire, quando non so, si perde una partita, dice: ma c'era il campo brutto. Ma il campo brutto c'era anche per gli altri. E oppure abbiamo giocato 3 partite in 6 giorni, ma le hanno giocate anche gli altri. Quindi probabilmente in quel momento, non dico che tecnicamente o fisicamente, ma mentalmente sono più pronti. E i nostri, come ha detto un grande allenatore, Giampaolo, riferendosi a una squadra di Serie A, quindi già di adulti, parlava di adolescenza. E i nostri probabilmente stavano attraversando, come giusto che sia, una fase adolescenziale della loro vita. Però un passettino in avanti ogni tanto bisogna farlo, e qua invece li stiamo facendo indietro, stiamo tornando bambini, e quindi non va bene.